Introduciamo il campo elettrico in un modo che è un po' diverso da quello classico con cui è introdotto dai libri di testo. È un modo che secondo me è più utile a livello didattico per preparare gli studenti agli esercizi e ai problemi. Insieme al campo elettrico si richiama per analogia il campo gravitazionale. Si parte però dalle forze, la forza attrattiva tra due masse e quella attrattiva o repulsiva tra due cariche elettriche. Questa infatti è la prima grande differenza tra la forza elettrica e la forza gravitazionale. Mentre la forza di gravità è solo attrattiva, la forza elettrica può essere attrattiva o repulsiva. Prendiamo quindi due masse, non necessariamente diverse, io di solito le disegno diverse, ma possono essere anche due masse uguali. E prendiamo allo stesso modo due cariche elettriche che possono essere uguali o diverse come intensità. Nel caso delle cariche elettriche possono essere anche diversi, i segni delle cariche. La forza di gravità con cui si attraggono due masse qualsiasi è stata scoperta da Newton, è la legge della gravitazione universale. Una costante G, costante di gravitazione universale, il prodotto delle due masse diviso la distanza al quadrato, distanza tra i centri e non tra le superfici, tra i centri. La legge di attrazione o repulsione tra due cariche elettriche, invece è stata scoperta da Coulomb e ha una espressione praticamente identica a quella della forza gravitazionale, con la costante K0, che vedremo meglio dopo, che va a prendere il posto della costante G e le masse che vengono sostituite dalle due cariche elettriche, e poi c'è la distanza al quadrato tra i centri, come nel caso gravitazionale. Questo è il valore della G di Newton, un valore molto piccolo. Mentre invece questa è la costante dell'elettrostatica scoperta da Coulomb, un valore invece molto grande, che sta a indicare che la forza elettrica è molto più forte della forza gravitazionale, che è la più debole in assoluto di tutte e quattro le forze fondamentali della fisica, della natura. Ora, attenzione a una cosa, che queste due formule, la formula di Newton e la formula di Coulomb, valgono soltanto quando le masse e le cariche sono sferiche o anche puntiformi. Nei problemi di elettrostatica noi avremo a che fare con lastre cariche e fili carichi, oltre che con sfere cariche. Nel caso delle lastre e dei fili queste formule non valgono, perché valgono soltanto nel caso di cariche sferiche. Quindi attenzione. Ora che abbiamo studiato la forza gravitazionale e la forza elettrica, introduciamo i campi, il campo gravitazionale e il campo elettrico. Il campo gravitazionale si indica con G, il campo elettrico con E. Come anche le forze, lo stesso, i campi sono dei vettori. Perciò qui li ho indicati con le frecce, sono grandezze vettoriali. Per capire come vengono fuori i campi gravitazionale ed elettrico, riprendiamo le formule delle forze. Forza gravitazionale, se noi isoliamo questa parte con il contorno verde e la chiamiamo campo gravitazionale, la formula diventa forza gravitazionale uguale massa per campo gravitazionale, m per g. E facciamo la stessa cosa con l'altra formula, quella di Coulomb. Questa cosa contornata in verde la chiamiamo campo elettrico. Quindi la formula diventa forza elettrica uguale la carica Q piccolo per il campo elettrico. Dunque il campo elettrico è questa parte Q0 Q grande diviso R al quadrato, come scritto qui. Il campo elettrico, attenzione, di una sfera, non di una lastra carica o di un filo carico, ma di una sfera carica. Allo stesso modo il campo gravitazionale generato da una massa sferica è questa espressione gm grande diviso r al quadrato. Vediamo adesso che senso hanno queste due formule che legano le forze ai campi. L'idea è che la forza gravitazionale o elettrica è un concetto di coppia, cioè è un concetto che ha bisogno di due masse per potersi parlare di forza. Infatti, nelle due formule delle forze abbiamo le due masse e le due cariche. Non ha senso parlare di forza gravitazionale o elettrica avendo una sola massa e una sola carica. Invece ha senso parlare di campo gravitazionale con una sola massa e di campo elettrico con una sola carica. Perciò il concetto di campo gravitazionale o elettrico è un concetto single, come dico io, cioè è un concetto che dipende, ha bisogno soltanto di un oggetto, quindi una sola massa oppure una sola carica. Il concetto di forza abbiamo visto che ha bisogno di due masse o di due cariche. Quindi, intuitivamente, cosa vogliono dire queste due formule?
che legano forze ai campi. Vuol dire questo, cominciamo con il caso gravitazionale. Abbiamo una massa che genera il suo campo gravitazionale in tutto lo spazio intorno a sé. Un campo gravitazionale è dato da questa formula, che sarà tanto più intenso quanto più è grande la massa sorgente che genera quel campo e quanto più vicino noi andiamo a misurare questo campo vicino alla massa sorgente. Per esempio, in questo punto dello spazio, la massa sorgente m grande genera questo campo di gravità che è un vettore rivolto verso la massa stessa. È un vettore più, una freccia più lunga, quindi un campo gravitazionale più intenso. Se andiamo in un altro punto dello spazio, il campo di gravità punta sempre verso il centro della massa che lo genera, ma è un vettore più corto perché il campo di gravità con la distanza diventa più debole. Se noi andiamo ancora più lontano, per esempio in questo punto, il campo di gravità è ancora più debole. Quindi una massa nello spazio genera intorno a sé in ogni punto un campo di gravità che cambia da punto a punto. Se poi andiamo a mettere una seconda massa, questa m piccola, in un punto dello spazio, per esempio questo punto, questa seconda massa sente il campo di gravità già presente in quel punto, campo di gravità generato dalla massa m grande. E questa massa m piccola interagisce con il campo di gravità in quel punto generato da m grande. E questa è la formula dell'interazione. La massa m piccolo sente il campo di gravità già presente in quel punto. E da questa interazione nasce la forza di gravità. La massa piccola, m piccola, sente il campo di gravità generato in quel punto da m grande e da questa interazione nasce la forza di gravità. Si parla di accoppiamento tra la massa m piccolo e il campo di gravità della massa m grande. Naturalmente, massa grande e massa piccola sono soltanto due modi di dire, le masse possono essere uguali, possono anche scambiarsi i ruoli. La massa grande, la massa piccola, genera un campo di gravità dove sta la massa grande e la massa grande sente il campo di gravità della massa piccola. Quindi i ruoli sono perfettamente scambiabili, non è che solo la massa grande fa il campo di gravità e solo la massa piccola sente quel campo di gravità, si possono invertire i ruoli. Ora passiamo al caso elettrostatico, succede esattamente la stessa cosa. Abbiamo la carica sorgente, la chiamiamo così, Q grande, ma stavolta può essere di due segni diversi. Può essere una carica positiva che chiamo Q più, può essere una carica negativa Q meno. Cosa fa una carica sorgente? Genera nello spazio intorno a sé, in ogni punto dello spazio, il suo campo elettrostatico. Esattamente come la massa m grande generava il suo campo di gravità. Questo campo elettrostatico diventa sempre più debole man mano che ci allontaniamo dalla carica che lo genera. Però, a differenza del caso gravitazionale, il campo elettrostatico a volte può essere rivolto verso l'esterno. A volte invece verso l'interno e precisamente sarà rivolto verso la carica che lo genera se la carica è negativa, sarà rivolto verso l'esterno se la carica che lo genera è positiva. Dunque, per parlare di campo elettrico o campo elettrostatico, che è la stessa cosa, non è necessario avere due cariche, basta averne una, la carica che genera quel campo. E infatti vediamo che nella formula c'è soltanto Q grande. Cosa succede però se noi in un punto qualsiasi dello spazio mettiamo una seconda carica, che sarebbe Q piccolo? Per esempio in questo punto dello spazio o in quest'altro. Quella carica Q piccolo sente il campo elettrostatico che è presente lì, campo elettrostatico che non è il suo, non è generato da Q piccolo, ma è generato dalla Q grande. Quindi sente quel campo, interagisce con quel campo e da questa interazione, da questo accoppiamento, nasce la forza elettrica. È la stessa situazione che succedeva prima nel caso gravitazionale. M piccolo sentiva il campo di gravità dell'altra massa e nasceva la forza gravitazionale. Questo è il significato di questa formula che è uguale alla precedente. La carica Q piccolo sente il campo elettrico o elettrostatico dell'altra carica. E da questa interazione, da questo accoppiamento, nasce la forza elettrica sulla carica Q piccolo. Però, a differenza del caso gravitazionale, che presentava un caso soltanto, una situazione sola, nel caso elettrico si presentano quattro diverse possibilità. Infatti, la carica che genera il campo può essere positiva o negativa, e l'altra carica che sente il campo elettrico generato dalla prima può essere a sua volta positiva o negativa. Quindi
Q piccolo più, Q piccolo meno. E lo stesso nell'altro caso, Q piccolo positiva, Q piccolo negativa. Vediamo che succede in tutti e quattro i casi. Carica sorgente Q grande positiva genera un campo elettrico o elettrostatico verso l'esterno. Vediamo che queste due frecce verdi, campo elettrostatico, vanno verso l'esterno. Carica invece sorgente negativa, vediamo che il campo elettrico, queste due frecce verdi, puntano verso l'interno, verso la carica stessa. Esattamente come spiegato prima, carica sorgente positiva, campo elettrico all'esterno, carica sorgente negativa, campo elettrico all'interno. Ora mettiamo in questo punto dello spazio una carica positiva. Carica positiva e carica positiva si respingono, nasce una forza elettrica repulsiva. Mettiamoci invece una carica negativa. Positiva e negativa si attraggono, nasce una forza elettrica attrattiva sulla carica Q piccolo. Stessi ragionamenti nell'altra figura. Mettiamo una carica positiva, meno e più si attraggono, forza elettrica attrattiva. Mettiamo una carica invece Q piccolo negativa, negativa, negativa si respingono, forza elettrica repulsiva. Qual è la regola per capire se la forza è attrattiva e repulsiva? Naturalmente è quella dei segni, no? Cariche positive, cariche dello stesso segno si respingono, di segni opposti si attraggono. Però si può anche intuire un'altra regola, che è questa. Una carica Q piccolo positiva sente una forza che ha lo stesso verso del campo elettrico. Infatti, questo è confermato da questa figura, ma anche da quest'altra figura. Carica Q piccolo positiva sente una forza che ha lo stesso verso del campo elettrico. Viceversa, carica Q piccolo negativa, questa e quest'altra, sente una forza che ha verso opposto al campo elettrico lì presente. Forza verso opposto al campo elettrico. Questo è confermato anche da questa formula. Infatti, se la carica Q piccolo è positiva, questi due vettori, forza e campo, hanno lo stesso verso. Se invece la carica Q piccola è negativa, il suo segno negativo rende i due vettori diversi opposti, perché fa comparire qui un segno meno, per cui la forza elettrica diventa meno, in pratica, meno il campo elettrico. Cioè questo segno meno ha la funzione di rovesciare il verso della forza elettrica rispetto al campo elettrico. Quindi in definitiva le regole da applicare sono due. La prima è che bisogna sempre disegnare per primo il campo elettrostatico. Secondo la prima regola, carica sorgente positiva, campo elettrico all'esterno. Carica sorgente negativa, campo elettrico all'interno. La seconda regola è che quando mettiamo una seconda carica Q piccolo, se questa seconda carica è positiva, sente una forza nello stesso verso del campo. Come in questa figura. Se la seconda carica Q piccola è negativa, sente una forza nel verso opposto al campo. Infine, vediamo l'unità di misura del campo gravitazionale e del campo elettrico. Abbiamo visto che il campo gravitazionale è legato alla forza gravitazionale da questa formula, il campo elettrostatico alla forza elettrostatica da quest'altra. Con la formula inversa ricaviamo il campo gravitazionale e il campo elettrico. Dobbiamo dividere la forza per la massa, la forza per la carica. E otteniamo quindi queste due formule. Da cui possiamo vedere qual è l'unità di misura del campo gravitazionale e del campo elettrico. Forza diviso massa, newton su chilo. Forza diviso carica, newton su coulomb. Che vuol dire intuitivamente newton su chilo, su chilogrammo e newton su coulomb. Facciamo degli esempi. Sulla superficie della Terra il campo di gravità è 9,8 newton su chilo. Vuol dire che mettendo una massa di 1 chilo sulla superficie della Terra subisce una forza di gravità di 9,8 newton. Questo è il significato intuitivo di newton su chilo. Ci dice quanti newton di forza gravitazionale sente una massa di 1 kg posta in quel punto. Se noi la massa di 1 kg la mettiamo più lontana dalla Terra, dove per esempio il campo di gravità è 6 newton al chilo anziché 9,8, vuol dire che quella massa di 1 kg posta qui subisce una forza più debole, 6 newton. Se noi mettiamo una massa di 1 kg sulla superficie della Luna, dove il campo di gravità è più debole, 1,6 newton al chilo, la forza che subisce questo chilo, questa massa da 1 kg sarà 1,6 newton. Discorsi simili valgono per il campo elettrico. Newton su coulomb. Facciamo un esempio in un certo punto dello spazio. Per esempio questo. C'è un campo elettrico di 300 newton su coulomb. Vuol dire che se noi mettiamo una carica Q piccolo da 1 coulomb, in questo punto dello spazio sente una forza elettrica di 300 newton. Siccome però è assurdo immaginare una carica così grande, non esisterà mai una carica di 1 coulomb, allora è meglio fare l'esempio con una carica di 1 nanocoulomb, che perciò
posta in questo punto dello spazio, sentirà una forza di 300 nano newton. In questo modo l'esempio diventa più verosimile.